Siamo a Bruges, capoluogo delle Fiandre, una città medievale perfettamente conservata, tanto da essere inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. È attraversata da canali su cui si affacciano le caratteristiche facciate a gradoni con mattoni rossi e una meta decisamente romantica. Sapevate che il Minnewater, il lago dell'amore, è così chiamato perché secondo una credenza popolare era abitato dai Minnen, gli spiriti dell'acqua. Una delle zone più celebri di Bruges è senza dubbio il Beghinaggio. È un complesso di pittoreschi edifici, un tempo abitati dalle beghine, confraternite di donne laiche che rispettano i valori cattolici di obbedienza e castità, ma che tuttavia permettono alle donne che ne fanno parte di mantenere il controllo sul proprio patrimonio. Le beghine non ci sono più dal 1928, al loro posto oggi abitano suore benedettine. E per vedere il Bruges da un altro punto di vista è consigliabile un giro in barca lungo i canali. Una lettera è stata sulla place, uomo di Pepeyi, Les Alpes. So the building in front of us with the view. I canali di Bruges sono tra gli scorci più fotografati dell'intero Belgio. Il percorso in battello, che si snoda tra le splendide architetture medievali, offre uno spettacolo magico che sorprende ad ogni angolo. Giardini, ponti romantici e notevoli facciate in stile gotico si riflettono nell'acqua, accompagnati da maestosi cigni che si muovono pacificamente. Si rimane incantati dalla particolare bellezza di questa città medievale. Come non assaggiare un tipico dolce belga, un waffle con caramello e panna. Siamo nella piazza del mercato, il cuore pulsante di Bruges. È un'area pedonale brulicante di persone, a piedi e in bicicletta, animata da un variopinto mercato settimanale e circondata da alcuni degli edifici più rappresentativi della città. Con i suoi 83 metri di altezza, la torre civica Belfort è certamente quello che più di tutti cattura l'attenzione. Intorno al Belfort si dispongono il neogotico palazzo provinciale e le pittoresche case delle corporazioni medievali. Distante un solo isolato dalla piazza del mercato si trova il Burg, da secoli il centro amministrativo di Bruges. Oggi ospita edifici importanti come il trecentesco municipio gotico, splendidamente decorato, e la Basilica del Sacro Sangue. Merita una visita la Basilica del Sacro Sangue, in cui è conservata la reliquia del sangue di Cristo che i crociati portarono a Bruges. A Bruges l'atmosfera è quella di altri tempi. Basta passeggiare tra le stradine di ciottolato, specie al tramonto, dove è possibile catturare tanti angoli suggestivi e scorci da cartolina. Siamo di passaggio a Gand, un'altra bella città delle Fiandre, ma meno conosciuta di Bruges.
vanta un ricco patrimonio architettonico fiammingo, locale alla moda e importanti musei. La cattedrale di San Bavone, qui di fronte, sorge nel centro di Gand. È un imponente edificio in pietra e vale la pena decisamente fare due passi al suo interno. Si potranno ammirare splendide vetrate istoriate e particolari volte in mattoni. Note come Riva delle Erbe e Riva del Grano sono due incantevoli banchine sulle sponde del fiume Leie, che attraversa Gand. Una volta erano il centro delle attività commerciali della città. Sin dal XII secolo vi sorsero le case delle più potenti corporazioni locali, mentre adesso sono uno degli angoli più turistici e fiabeschi della città. Concludiamo la breve visita con il castello di Gravesten, l'anima medievale di Gand. Fu dimora dei conti delle Fiandre e risale al XII secolo.